ci fidi, guidiamo allegramente, è quasi l'ora delle streghe, c'è un'aria formidabile, le stelle sono accese, sembra un sabato qualunque. Ci avviciniamo a Rocchio Red. Conferme quali sono le priorità per il Vaticano, risposta ai cardinali Filoni. Per quanto riguarda i ministri, il Papa giustamente sente... Papa, basta. In questo momento lo porto fino. Bravo. Porto fino. Se no, abitualmente dove risiedi? A Chiavari, vicino. Chiavari. Ci separano 8 km dalla meta. In pieno parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. C'è anche la chiesa di Padre Pio, per i più mistici. Montebello di Bertone. Mondo Belle nel dialetto locale. Troppa storia, sto paese, troppa. Ta-ta-ta. Gli eventi che caratterizzano questo paesino, Rocchio Red, queste hanno scritto sicuramente loro stessi. Quella dovrebbe essere la location del Rocchio Red, area camping. La tenda l'abbiamo montata. Il Rocchio Red può cominciare, e anche la maglietta. Rocchio Red. Ma facciamo che arriva di qua, io lo rilancio indietro, vai di là. Questo è il Love Camp, speriamo che il nome non sia casuale, che ci sia qualche ragazza in topless. E niente. Questi fanno il Rocchio Red in un paese in cui non abita nessuno. Carino come paese per venire in pensione. Mamma. Di Rai 3, siete di Rai 3. Ah? Siete di Rai 3? No. Di Rai Salento. Oh, scale qua. Siamo con Giuliano San Giorgio dei Negramari, ma che roba. Ora ci affumicano. Quello che tutti si chiedono qui, sì, è come facciate a portare avanti un festival prendendo il campeggio gratuito, le docce gratuite. Si riesce facendo, mettendo da parte un pochino alla volta i piccoli lavori che si fanno, i piccoli guadagni, e allo stesso tempo avere pazienza nel ritenere un obiettivo, seppur lontano, raggiungibile attraverso vari passi e non cambiando strategia nel corso degli anni. Vada bene, quest'anno potevamo benissimo pensare di chiamare, con un budget che eravamo riusciti ad avere grazie all'edizione precedente, fare due giorni chiamando dei gruppi di tutto rispetto e riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Non l'abbiamo voluto fare, perché perdere questo panorama, perdere questa situazione... Per voi era importante la situazione rispetto magari anche al... La situazione è il fine, riuscire a ricreare un villaggio di 4 giorni all'interno del quale ci sono attività e la gente stia bene. Noi ogni anno abbiamo dei piccoli gruppi che ognuno intimamente si riserva e propone negli anni successivi. Abbiamo fatto funky, abbiamo fatto ska, abbiamo fatto reggae, quest'anno faremo balkan, folk, insomma tutti i generi musicali. Sono fluide, ecco. Il pomeriggio si sta facendo rap, questa sera qui sopra ci sarà musica psichedelica. Vogliamo che la gente venga al festival non per il gruppo che il festival ha scelto, ma per il festival stesso. Vinci mai? Vinco solo. Tavola. Eh? Cassa di tavola. Che significa? Che hai messo la carta a tavola, quindi lasciala lì.
No, bastardo, no, che sì. Maledetto marchigiano. Da una delle tende del campeggio del Rock Your Head Festival con Cirone Matteo, detto Cirone. Ciao. Il presidente dell'associazione Contratto Sociale, che è l'associazione che, diciamo, organizza il Rock Your Head. Vogliamo che il Rock Your Head sia una scena importante dell'ambiente musicale italiano. Siamo arrivati a un 139 tende. Ci sono anche tende che sembrano shuttle, quindi comunque esatto. È difficile valutare quanta gente. O comunque anche l'afflusso esterno. L'afflusso tutti. Esterno, sì, poi la sera arrivano anche persone che non vivono il festival come lo state vivendo voi e come lo sto vivendo io, cioè a 360 gradi. Che effetto fa per voi vedere, diciamo, in un paese come Montebello di Bertone, che non penso abbia mai conosciuto? Quello è l'effetto più grande. Ci si diverte tantissimo dalla mattina alla mattina. Mi vergogno perché tutta la gente guarda. Dai, dai, fottite. Dai, sì. Vado. I just can't believe what they've done to me. We could never get free. Intanto io ho fame. Io sto mangiando 20.000 rosticina, faccia vostra qua. Tutti i semi che non stanno accendendo la fornacella, veramente. C'era uno con un bastoncino che toccava il carbone così due ore. Il PIL del vostro paese qua, la maggior parte viene dagli arrosticini. Sì. Tu dove sei, scusa? Io sono di Lecce. Ma il PIL del tuo paese da dove viene? Non dagli arrosticini. Brace, come si chiama tecnicamente? Fornacella. Fornacella. Quindi sì. Ma io. Piate le due. Mangiate, assaggio, pure il tramite. Olu, aspetta. Posso prendere un altro? Quindi piatto unico la rosticina. Anche due salsicce in giovane mezzo. Posso assaggiare? Sono crudo ancora, aspetta un po'. È il manico che conta. Conta pure la carne, però anche il manico, giustamente. Esatto. E chiunque qui si crede il migliore. Io sono il migliore. Secondo me sono pronto. Avete del vino con voi? Possiamo assaggiare il vino anche se non è buono? Berrei di tutto, questo comunque è buono. A te come ti piace? Al sangue o poi in corso? Qualsiasi entrambe le opzioni vanno bene. Questa no. Tu? Per capire se sei veramente il migliore devo provarne almeno 3-4. Secondo me solo da uno potrebbe essere un giudizio affrettato. Oggi non ero mai venuto qui a fare festeggiare qua, sono andato sempre in montagna a farsi cosa sta. Come è la prima volta che vengo. Come ci sei arrivato? In macchina, qua mezz'oretta noi. No, nel senso come hai conosciuto questa. No, loro sono di qua, so. Ho capito. Ma scusa, dopo tu le metti sul sito? Le metteremo. No, no, loro sono di Reggio Emilia. E dove le metti, scusa? A Reggio Emilia. Su Facebook. Però a Reggio Emilia. Su Facebook, veramente. Che è un Facebook di Reggio diverso. Emilia. Ah, ok. Sì, però loro non hanno capito. Sto bello di piuma. No, vabbè. Facciamoci una foto. Facciamoci una foto. Il grande baro per Reggio Emilia pure. We'll be right back.
mia prima intervista sicuramente in inglese. Un'emozione unica, anche perché non so la lingua e Riccardo mi ha giusto suggerito tre domande da fare che già non ricordo. Ecco, ora tocca a me. Hello. Hey. Who are you? Cebu Civic. Cebu Civic. Yeah. And where are you from? We're from Melbourne in Australia. Do you know Montebello di Bertone in Australia? No, we have not heard of it. But good. We came here, we ate some meat. It was very good. How did it feel tonight? It's fucking good. It's really, yeah, it really, really fun. Good. Your people are crazy, but it's cool. Better. Is that it? He's gone, man. Oh, see you, dude. All right, so this has been the Civil Civic Show from Montebello. This is Ben, I'm Aaron. Good evening.